Prima dicevi di ripartire da quelli che sono stati gli errori con il Galles. Allora ti chiedo esattamente da quali e se ritieni che l'Irlanda rispetto al Galles sia una compagine battibile in questo momento. Parto dal presupposto che tutte le squadre sono battibili, abbiamo vinto anche in passato contro squadre che erano e sono magari tuttora più forti di noi, come per esempio Sudafrica a novembre, quindi fatto questo questa premessa, sicuramente l'Irlanda in questo momento penso che al di là della sconfitta, della loro sconfitta contro la Scozia, sia una squadra molto più forte rispetto al Galles e sicuramente, come ho detto prima, gli errori che abbiamo commesso contro il Galles sono stati soprattutto in base alla disciplina, troppi calci banali regalati all'avversario. Abbiamo chiuso un primo tempo 7-3 dove eravamo tranquillamente in controllo della partita e piano piano i primi 20 minuti del secondo tempo sono stati da parte nostra molto gestiti male e soprattutto, come ho detto prima, la disciplina ci è costata cara perché abbiamo fatto tanti calci che hanno permesso piano piano ai gallesi di segnare tre punti, quindi di anche prendere un po' di confidenza in questa partita, e poi l'hanno vinta anche meritatamente. A cosa attribuite, visto che sembra essere anche abbastanza una costante questa differenza che c'è tra un tempo e l'altro, comunque un calo quantomeno tra la prima e la seconda parte di una gara? Sì, no, non penso che sia un calo a livello mentale, un calo a livello fisico, semplicemente qualsiasi partita di rugby sono degli episodi che possono far sì che una partita cambi in un verso come nell'altro. Anche la partita contro il Galles eravamo 7-6 nel secondo tempo e abbiamo avuto una mischia nei loro 22 dove siamo riusciti a metterli indietro in difficoltà e l'arbitro ci ha fischiato contro. Se in quel momento ci dava un calcio a favore, forse facevamo 3 punti, 10-6 e cambia un po' la dinamica della partita. Ci sono dei momenti in una partita di rugby che fanno sì che una partita possa andare da una parte come dall'altra. In questo senso il Galles è riuscita comunque a mettersi sotto pressione, la nostra disciplina ha dato a loro anche la possibilità di avere dei calci, quindi avere l'opportunità di togliersi la pressione e anche segnare dei punti, e quindi per noi poi è diventato più difficile. Poi certamente gli ultimi 10-15 minuti quando la partita è ormai andata e sicuramente a livello mentale diventa più difficile, però noi siamo una squadra che dobbiamo cercare di lottare ed essere sempre vicini al punteggio con le altre squadre per giustamente essere anche a livello mentale pronti e soprattutto non mollare mai.